Io mi ricordo vagamente che avevo incaricato di ricordarmi una cosa all'inizio, di parlare di che cosa? La domanda qual era? Non se amava noi. Se il padre amava suo figlio, perché non l'ha tirato giù dalla croce? Quando in chiesa si parla di Dio che ama, è sempre da ricordare una roba. Che il suo amore, sia per noi che per se stesso, non assomiglia in tutto alla nostra idea di amore. E la controprova è proprio lì. Dio ha tanto amato il mondo da mettergli nelle sue mani suo figlio. E il metterlo nelle sue mani vuol dire non aver impedito all'uomo di attaccarlo via e quando era su non far niente per tirarlo giù. Lasciar su perché gli vuol bene. Se riusciamo a capire questo, signori, cominciamo a entrare dentro in quello che è questo amore di Dio di cui si parla tanto e che spesso e volentieri fa anche bestemmiare tanta gente perché dice, ma lui, ma mi ami, perché succede se? Perché partiamo sempre dal principio che il suo amore non può essere diverso dal nostro. Mettiamo noi stessi come punto di riferimento per capire Dio, è il dramma letto lì. Quando noi partiamo da noi per capire Dio, lo adeguiamo a noi, lo riduciamo a idolo e ci freghiamo. Ma la parola di Dio ci è data apposta per imparare a mettere qualcosa d'altro al centro del riferimento. Non ci è spontaneo, però si può imparare con la parola di Dio. Uno degli scopi è proprio quello. Perché Gesù ci ha rivelato l'amore del Padre? Perché ne ha bisogno. Ma non solo di far sapere che Dio ama, che arrivi la Sharia ciò stesso. Alcuni profeti dell'Antico Testamento, vedremo, ci arrivano. Ma per capire cosa si dice quando si dice che Dio ci ama. È un amore viscerale, non è un amore intellettuale, platonico. Cioè è un amore che mette al centro il bene dell'altro, ma non il bene nel senso ciò che è utile al momento. Ciò che lo aiuta a realizzarsi in pienamente. In questo senso il bene. Per cui Gesù chi è? È Dio fatto uomo, giusto? E in quanto Dio non può né nascere né morire, perché sennò è mio Dio, il Gesabella e c'è per sempre. Ma in quanto uomo, poi come facesse a stare insieme e a fare una cosa, a farla realmente da uomo essendo Dio, mi dice, al di là di che un sa deliver che cerca di spiegare, però alla fine dice a fare i soldi, tutto sommato, ecco. Cioè nel senso che una spiegazione esauriente non siamo mai riusciti a trovarla a queste domande, che sono spontanee, sono giuste, ci si riflette sopra, ma bisogna anche accontentarsi di dire beh, quel che riusciamo a capire, per il resto lo capiremo di là semmai, no? Come fa Dio che è tutto a chiudersi in una realtà così piccola che è il niente dell'uomo, restando Dio, restando quel che è, senza rinunciare a essere Dio. E questo... Il discorso della parola lì, anche la croce è un simbolo. Sì, però lui è reale. Rimane sempre fuori di me. Io posso restare, voglio fare una domanda che la tua fede, qual è i pilastri che ha la croce? Per capire come la tua ma rispondi la tua fede, dopo questo dire la me, a come è che uno ti busca Dio. Questo è il problema. Per me il fondamento è la parola di Dio che mi rivela un Dio che mi chiede di accettarlo per quello che è, di adeguarmi a Lui e che rifiuta di adeguarsi a me. Un Dio che ha l'iniziativa, un Dio che non si stanca mai di rilanciare, un Dio che si accontenta soltanto del massimo, però accetta anche il minimo, anche meno del minimo, un Dio dal quale vengo e verso il quale sono incamminato, quel Dio davanti al quale potrò stare, mi auguro, faccia, e non da rifiutato o da rifiutante, ma da colui che ha accolto, che ha accettato la sua iniziativa per sempre, soltanto quando sarò davvero, quando l'immagine che lui ha messo dentro di me fin dall'inizio combacerà con l'immagine che io, accettandolo, pian piano ho costruito dentro di me, quando la purificazione sarà piena e totale. Ecco perché lui è contento del minimo, però accetta soltanto il massimo, perché nell'eternità davanti a lui o saremo papa e ciccia o saremo voltati dall'altra parte. Quel Dio che per darmi speranza ha rinunciato a averla lui sul piano umano e ha fatto diventare speranza lo strumento che noi uomini abbiamo inventato per distruggere la sua speranza di vita. L'abbiamo fatto morire infamato addirittura, tutti insieme sono l'umanità. Ecco, questo qui è il Dio. E che trovo qui dentro? Che
che trovo nella testimonianza storica che noi chiamiamo parola di Dio, non perché è scritta da Dio o dettata da Dio, ma è scritta da uomini di fede all'interno della comunità di fede e per la vita di fede del popolo di Dio, con, diciamo, con l'ispirazione di Dio che li ha aiutati a capire e scrivere in modo utile quello che avevano capito, ma con parole umane. Quindi un messaggio che chiede comunque di essere chiarificato, perché è di 2-3 mila anni fa, è storico. Non sono parole eterne scese dal cielo direttamente e passate attraverso un orecchio che le ascolta e una mano che le scrive. La Bibbia non è il Corano. Il Corano, Maometto dice, i versetti cadevano su di me, io li dicevo come in trance e intorno a me i miei consiglieri li scrivevano per non dimenticarli. Ecco perché non possono cambiare una virgola e non possono neanche tradurla, perché solo in arabo la parola di Dio dice quel che dice. Perché ogni traduzione è un tradimento della parola. Tu nessuna lingua puoi tradurla pienamente in un'altra. E se lui l'ha fatta in arabo, tu devi imparare l'arabo e capire cosa dice in arabo. Se no, tasse mia. E non puoi cambiare una parolina e chiederti cosa vuol dire, perché la parola lì è vasta, è eterna come parola, non è storica. Non c'è il concetto di incarnazione. Dio che diventa uomo e assume i limiti dell'uomo nel modo di esprimersi, nel modo di fare, nel modo di comportarsi, nel modo di vivere, eccetera. Capisci? Ecco, io accetto questa testimonianza storica di uomini storici, con tutti i suoi pro e i suoi contro, le sue capacità e i loro limiti, che mi trasmettono queste parole dentro le quali c'è questa parola che dice la mia vita di oggi. Per cui confrontarmi con questo testo e confrontarmi con il più bel libro di spiritualità che può essere scritto oggi non è la stessa cosa. Magari quello di spiritualità di oggi mi chiarisce meglio tanti problemi che io sto vivendo, perché non è che, no? Ma non ha l'autorità, il fondamento che ha questa. Anzi, quello vale la pena prenderlo in mano soltanto se si è verificato su questo prima di scriverlo. Era che lei? ASF. Aschi Fio finisce. Cioè, c'è poco da fare. Un cristianesimo che non conosce la parola di Dio, che cavolo di cristianesimo è? Diventa moralismo, diventa agenzia morale, diventa maestrina dell'umanità, diventa, che so io, croce rossina dei bisogni sociali, ma non è più l'annuncio dell'amore di Dio per noi. E gli uomini che hanno testimoniato, c'è Gesù Cristo. Ma Gesù Cristo lo conosce attraverso questa testimonianza storica, ecco. Quando tu mandati, sì, sì, per lei, questo Dio. Sì. Ah, qui finisce. Allora, io credo che la zona dominica è il primo pilastro della mia fede. E tu ce lo leggi parola per parola. C'è dentro la storia. Allora, me, te, 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 con già te, ciò che credo te, e crederei che la statua è tutta da me. Ma sapete che ti ha portato i suoi uomini. C'è le strutture, c'è i simboli, c'è i suoi messi, che cos'è? Esatto, esatto. Allora, ecco, una domanda che ho fatto prima di chiedere risposta. La mia fede è la fede del Dio, o la cosa me, e l'ho che è il cammino della mia fede? Se no, aschi fio. Allora, che è l'opera di un momento, è me, no. La testa va utilizzata per capire cosa dice e per poter capire come vivere, no? Dopo la fede è un atto di fiducia che si fa nel Dio che è rivelato, che poi è Gesù Cristo, il Padre, Figlio e lo Spirito, tutti tre insieme, e in particolare Gesù che ce lo comunica, il testimone del Padre per noi è il Figlio. Lo Spirito ci rende capaci di vivere quello che Lui testimonia e fa per noi. Ma va colto, va accettato in questo documento, uno potrebbe dire, ma è un libro come io, no, per te è un libro come io, per me no, perché per me ha dentro questo qualcosa in più che va al di là delle parole che leggi e che diciamo appunto l'ispirazione, la parola, diciamo, parola di Dio. E infatti pensate, il Concilio ha fatto dei documenti bellissimi, alla fine di nessuno di questi si dice parola di Dio. I papi, i scritti delle encicliche che hanno dato ai gioielli, alla fine non dicono mai parola di Dio.
Chi è che su parola di Dio? Anche libri che ti dice, ma insomma, vabbè, insomma, almeno il primo acchito, dopo sottostante che è sempre l'argomento da utile, ma il primo acchito sembrerebbe strano perlomeno. Parola di Dio. Ci tenevo a sottolineare questo qua, ecco. È questa parola qua che si parla proprio di questo amore, che è tutto dedito a permettere a ogni essere umano, qui si parla di uomini, a ogni essere umano, di realizzarsi pienamente. Ma secondo non il progetto di quell'uomo lì o di altri uomini intorno, secondo il progetto che lui ha su quell'uomo lì, che è un progetto di amore, ma è anche un progetto di verità, è anche un progetto di pienezza di vita. E più si trova conformi, più è facile. Più la nostra idea di vita piena è la sola, di essere lontana, e più è un problema mettere insieme. Cioè è difficile per noi, non per lui, è per noi. E anche il suo lasciare che le cose, che la vita vada come va, con tutte le balordaggini che ha dentro, problemi, difficoltà, eccetera. Tante volte noi ci chiediamo perché, e la risposta non ce l'abbiamo. Pote farlo a tre. Sappiamo però che lui ci ha detto, guarda che se tu mi prendi sul serio, io sono lì. Sono lì per un passare il dis, tanto più sono lì per te. E ti do la forza di affrontare tutto questo, giorno per giorno, e di portare tutto a un finale positivo, un senso di vita, anche quel che c'è di negativo, se ti fidi. Questo se lo garantisce. Poi dicevamo anche che questa logica che lui segue, che è fondamentalmente la logica dell'esodo, noi uomini non siamo fatti per accettarla più che... Questo l'abbiamo detto anche l'altra volta, se vi ricordate, no? Non è che siamo propensi a accettarla più di tanto, perché noi difficilmente riusciamo a percepirci davvero come cattivi. Perché anche quando facciamo il male, 9 su 10, siamo convinti di avere dei motivi che ci giustificano. Io sarei buono, ma la realtà è questa, la situazione è questa, i problemi sono questi, gli incagli degli altri sono questi, e devo far così. Se voglio sopravvivere, se voglio andare avanti, se voglio riuscire, devo far così. Per cui il male lo giustifichiamo dentro di noi. Per cui pensiamo, ecco, il negativo che mi casca addosso è colpa di qualcun altro, non mia, soprattutto di Dio. Se poi aggiungi a questo che veniamo da alcuni secoli in cui dai pulpiti si predicava che Dio vi castiga, eccetera, eccetera, e gli uomini che sono a dire, per cui giù entrare in quell'idea che questo Dio che ti ama sul serio, anche se di un amore che va capito, va accettato per quel che è, va creduto anche quando non sembra, non è facile. Non è facile per niente. Ma è possibile. Ma è possibile.